Dottor Benedetti, dal punto di vista turistico, qual è l'importanza della conferenza di oggi? Ma intanto è importantissima perché abbiamo già verificato che in questo anno trascorso molti turisti sono ritornati durante l'estate nella nostra provincia, ma è un turismo diverso da quello degli anni passati che pensava solo alla spiaggia. Oggi il turista certo viene, vuole rilassarsi alla spiaggia, eccetera, ma poi vuole anche fare una passeggiata nell'entroterra, vuole andare a scoprire delle caratteristiche enogastronomiche, vuole scoprire il paesaggio, vuole fare delle gite. Quindi questa parte qua di costruire un percorso lungo il nostro entroterra con i cosiddetti balconi, cioè dei punti di vista da dove si possa sulle nostre colline, sulle nostre montagne ammirare il mare, credo che sia un pregio, una cosa importante, e credo che come Camera di Commercio siamo felicissimi di partecipare a questo progetto europeo di valorizzazione del territorio e quindi delle strutture turistiche che su questo territorio poi incidono. Qual è il punto di incontro tra Italia e Francia? Ma il punto d'incontro, diciamo, tra noi e la Francia è quasi un tutt'uno, perché abbiamo molte caratteristiche simili, molte cose noi impariamo da loro, perché è giusto imparare da chi ha fatto meglio di noi nel tempo, quindi la presentazione turistica, il loro presentarsi come un tutt'uno, Costa Azzurra. Noi ci dimentichiamo spesso che siamo la Riviera dei Fiori, se pensiamo a Nice si presenta Nice Costa Azzurra, se pensiamo a Cannes non si presenta come Cannes, si presenta come Cannes Côte d'Azur. Noi siamo un po' più campanilisti, io credo che dovremmo tornare a presentarci in questo modo. Dall'altra parte noi abbiamo da insegnare a loro, insomma, a contribuire a loro sulla mantenimento delle tradizioni agricole, di cultura del territorio che abbiamo preservato in questi anni dai nostri muretti a secco, dalla nostra caparbietà, dalle nostre tradizioni culturali che sono presenti nel territorio, e ce ne sono tante molto belle che sono tutte da riscoprire. Sì, è un progetto importante perché ancora una volta va a valorizzare quanto di bello rappresenta il nostro territorio, dal mare al primo entroterra fino all'entroterra vero e proprio. Quindi è un progetto di balconi affacciati sul mare che riguardano le tipicità e le diversità del nostro territorio, ugualmente bello ma diverso da vallata a vallata, da costa a entroterra. Quindi la diversità e la bellezza del nostro territorio, diciamo così, ancora una volta evidenziata. È un turismo anche un po' digitale perché si potrà girare da un balcone all'altro con smartphone alla mano. Sì, ormai diciamo che il primo approccio verso poi un turismo ci si augura di persona è questo, quindi è possibile avere tutte le indicazioni e comunque appagare gli occhi di tutta una serie di immagini per poi recarsi sui territori, perché questo è l'obiettivo finale. Dottoressa Evano, oggi siamo in Camera di Commercio per la presentazione del progetto Paese Amabile, che vede la collaborazione fra Italia e Francia. Di che cosa si occupa il progetto? Il progetto si occupa della valorizzazione turistica in una chiave, diciamo, innovativa, la valorizzazione del nostro entroterra collegato alla costa, dove già logicamente il turismo è molto importante per il nostro territorio, perché questo progetto riguarda il territorio della provincia di Imperia, è finanziato con i fondi al COTRA Italia-Francia. Il programma praticamente finanzia progetti transfrontalieri. Infatti questo progetto, i partner sono dal lato italiano la Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Camera di Commercio di Cuneo. Lato francese abbiamo la CCI de Nice, abbiamo il CARF di Mentone e la Metropole, cioè c'è un partenariato misto. L'intento è cos'è? Far conoscere questo nostro territorio come un tutt'uno, perché in realtà ci sono molte similitudini anche nel nostro entroterra, ci sono anche delle tradizioni
che nel tempo si sono protratte, appunto di modi di operare, di essere simili. Che cosa si vuole creare? Si vuole creare un itinerario che, partendo dall'Alta Langa, praticamente coinvolga la parte interna e più interna della provincia di Imperia, le parti interne del territorio francese del Bacà fino a Nizza. Oggi presentiamo questo itinerario che è legato alla provincia di Imperia. Col contributo dell'Università di Genova, in particolare della Facoltà di Agricoltura, è stato fatto uno studio dettagliato del paesaggio del nostro territorio e si è studiata una strada balconi. Perché la chiamiamo strada balconi? Perché diciamo i punti di forza e di collegamento sono dei balconi a cui a 360 gradi si può godere del panorama di una specifica zona. Sono stati divisi anche per territorialità con caratteristiche specifiche, ad esempio, per fare un esempio, l'imperiese soprattutto per quello che è l'aspetto dell'olivato, il sanremese per quello che sono soprattutto le serre o quello in cui sono state riconvertite i territori che erano un tempo serre, per dire tutto questo. Questa strada si collega anche col territorio cuneese, perché un'analoga strada stanno facendo in Piemonte. Per quanto riguarda la Francia, stanno predisponendo una strada legata agli agrumi, perché come sappiamo Mentone è famoso proprio per i limoni, gli agrumeti, eccetera. E poi l'olivo comunque per i territori costieri è, diciamo, un elemento di coordinamento comune, mentre per l'entroterra sono i castagneti, altre realtà boschive di collegamento. Questo progetto cosa mira? Mira a creare è rivolto a un turismo internazionale. Infatti oggi si spiegherà che questo progetto sarà rivolto soprattutto a un turismo non locale attraverso iniziative che faremo con blogger stranieri, portando la fiere di carattere internazionale per far conoscere il nostro prodotto, e mira appunto a un turismo che abbia una particolare attenzione a quello che è la sostenibilità, a quello che è il paesaggio.